C'era un politico tedesco molto importante, non mi ricordo chi fosse esattamente, diceva: in politica ciò che non è manifestato non esiste. Ecco perché noi stiamo entrando con vari orientamenti, con vari mezzi sulla grande opinione pubblica. Sia questa televisione che ci ospita già copre una discreta area della costa adriatica, ma quello che a noi ci fa ancora più piacere è sapere che Beppe Grillo ha sposato la causa della proprietà popolare della moneta e ne sta parlando in tutti i palazzetti dello sport. Quando si presenta Grillo nei palazzetti dello sport, pone la domanda: di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione? Questa domanda crea immediatamente un atto di riflessione. Tanto che quelli che sono entrati in contatto col nostro programma si sono messi un'idea in testa e non se ne sono dimenticati, perché di proprietà popolare della moneta non se ne è parlato mai. Da quando è nata la moneta, da 3.000 anni circa, a oggi, è la prima volta che si parla di proprietà popolare della moneta. E naturalmente che cosa significa questo? Questo significa attuare un programma in cui la moneta viene usata come strumento di diritto sociale.